Buongiorno a tutti e benvenuti al Consiglio Comunale. Passiamo all'appello. Prego, segretario. Buongiorno a tutti. Minò Antonio. Scarciglia Alessandro. Baldari Antonio. Manna Cosima. Scredo Claudia. De Marco Mario. Assente. E Greco Giovanna. Saracino Francesco, Nigro Raffaella, Micelli Emanuele, Vacca Lucia, Petracca Rosaria, Conte Luigi, assente. Dichiaro la seduta valida, i lavori si aprono alle ore 10. Primo punto all'ordine del giorno, determinazione aliquote IMU per l'anno 2017, relazione all'assessore Alessandro Scarciglia, prego. Grazie Presidente, poco da dire nel senso che vengono confermate le aliquote dell'anno precedente, quindi l'aliquota standard dello 0,76 e per l'altra abitazione allo 0,4. Non cambia nulla rispetto al 2016, si confermano le aliquote. Va bene così? Ci sono interventi? Va bene, no, cosa? C'era stata sì una correzione. Vabbè, la variazione del COM. C'era stata una, ieri in commissione abbiamo variato. Lo dici tu, Gi? Prego. Ah, l'avvocato sempre. Ieri in commissione abbiamo semplicemente sistemato la questione del comodato. Allora, non c'è variazione nell'aliquote, nel senso che le prime case, le prime case sono esentate dal pagamento dell'IMU per nazionale, poi ci sono le aliquote che hai detto tu, e nei casi di comodato solo nel primo grado, quindi da genitori a figli, è possibile avere una riduzione se quella è prima casa. Ed è questa la variazione che è stata apportata, perché qui si faceva riferimento alla vecchia legge, invece c'è stata una circolare del 2016 che non era stata aggiornata. Questo è quanto. Io ringrazio di una cosa, del governo che ci ha chiesto tempi più stretti così possiamo lavorare un po' meglio. Vedi, con le aliquote. Al governo devo ringraziare, non a voi. Ci sono altri interventi? No, c'è interventi. No, va bene così? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? C'è nel senso che dovevamo aumentarla? Non potevate. Io voglio solo capire una cosa, avete fatto la modifica in commissione migliorativa e votate pure contro. Sindaco, noi non abbiamo fatto nessuna variazione migliorativa. Abbiamo solo corretto una delibera che così come stava fatta, sì, era vecchia rispetto alla legge. Vecchia rispetto allora, alla legge. Allora, per non farvi prendere in giro vi prendono in giro moltissimo. Farvi prendere in giro né da CAF né dai commercialisti. Ma visto che positivamente ha avuto un decorso positivo. Ti rispondo perché abbiamo votato contro. Allora, ma evidentemente vi aspettavate male. Allora, sindaco, il discorso è il seguente. È stato un errore tecnico. Noi abbiamo solo fatto in modo che il comune di Avetrana e gli amministratori in particolare non fossero presi in giro quando presentavano quella delibera. Io le ripeto, uno, la presa e basta. In giro non c'è. Poi, no, c'era da parte non dei c'era, CAF, c'era dei sindacati, da parte dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, da parte di tutti. Detto questo, rimane il fatto che non c'è l'abbassamento manco di una percentuale dell'IMU. Quindi non vedo perché dovevamo votare a favore di aliquote che erano sempre le stesse e per cui non c'è nessuna variazione positiva per i cittadini di Avetrana. Ma non credo che sia, per quanto mi riguarda, voglio dire, visto che l'iter è stata fatta la correzione, è stata migliorata la delibera. Non è stata migliorata la delibera. Solo un secondo. La consigliera Petracca, la consigliera Petracca in commissione. E in consiglio comunale non voleva far fare una brutta figura all'assessore. No, non è proprio così. E l'ha corretto in commissione e ha fatto il suo lavoro, oltre che di consigliera. È un merito. Le commissioni esistono per questo. Esatto, voglio dire, ma non è che la consigliera ha migliorato la delibera o l'ha peggiorata, l'ha regolarizzata. Ma non voglio entrare in conflitto su quello, voglio dire. Va bene, possiamo andare avanti.
Per l'immediata esecutività, favorevoli, contrari, il Consiglio approva. Per il secondo punto all'ordine del giorno, gentilmente, gli interventi per alzata di mano e una volta che finiscono gli interventi si passa alla votazione e vediamo di parlare, grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, determinazione delle tariffe del tributo per i servizi indivisibili per il 2017, relaziona sempre l'assessore Alessandro Scarciglia, prego. Sì, grazie Presidente. Purtroppo le delibere vengono fatte con copia e incolla a volte pure la pigrizia ci fa commettere questi errori. Io ringrazio la consigliera Vetracca per l'intervento fatto anche in commissione, ma sto notando ora che la parte iniziale delle premesse non l'avevo neanche letta, perché le premesse sono sempre quelle, gli articoli di legge. Questa qua è evidente che proprio dell'anno scorso c'è scritto pure, dato atto che rientra in aula il consigliere Conte, per cui il numero è coincidenza che manca anche oggi, quindi andava bene. Allora, per quanto riguarda invece l'argomento in questione, la TASI, anche qui non cambia nulla, rimane la tariffa invariata come l'anno scorso al 2,5 per mille. Grazie Presidente. Prego Assessore Scarciglia, ci sono interventi? Interventi? Ci sono interventi, TASI, interventi? Per la TASI? Così evitiamo polemiche, solo per dire che votiamo contro perché anche qui non c'è nessuna riduzione della TASI. Possiamo passare alla votazione? Favorevoli, contrari, per l'immediata esecutività, favorevoli, contrari, il Consiglio approva. Terzo punto all'ordine del giorno, determinazione aliquote addizionale comunale IRPEF per l'anno 2017, relaziona l'assessore Alessandro Scarciglia, prego. Grazie Presidente, come sopra non cambia nulla, aliquota ferma allo 0,8%, identica allo 0,8% per l'anno scorso, grazie. Come sopra, votiamo contro perché non ci sono riduzioni. Per come sopra. Passiamo alla votazione. Favorevoli, contrari, per l'immediata esecutività, favorevoli, contrari, il Consiglio approva. Quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione, non siamo in chiesa, Sindaco. Approvazione piano finanziario l'anno 2017 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Relazione all'assessore Antonio Baldari. Prego assessore. No. Presumo stia arrivando. Paolo, gentilmente questa parte con la tagli, grazie. Taglia tutto. Se vogliamo aspettare, dobbiamo dare una penna. Allora, dai. Allora, buongiorno a tutti. Oggi andiamo ad approvare quindi il piano finanziario del servizio di gestione e di raccolta dei rifiuti solidi ed assimilabile al territorio di Avetrana per il 2017. Il piano finanziario è uno strumento obbligatorio da portare ed approvare in Consiglio Comunale. Viene redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del DPR 158 del 1999 e rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. Il piano finanziario deve evidenziare i costi complessivi fissi e variabili da coprire con il prelievo tributario, quindi con la TARI. I costi fissi sono rappresentati dai costi del servizio di gestione, che è rappresentato dallo spazzamento, lavaggio strade e piazze, costi amministrativi e di accertamento e riscossione, da costi del personale. I costi variabili sono determinati dalla quantità dei rifiuti conferiti, che sono dati dai costi di raccolta, trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata e costi di trattamento e riciclo al netto dei compensi derivanti dalla vendita dei materiali. Successivamente i costi fissi e variabili devono essere suddivisi tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Il Consiglio Comunale determina le tariffe per ogni singola categoria di utenza sulle proiezioni da mettere in ruolo per l'anno in corso.
Quindi la corretta valutazione qualitativa e quantitativa dei costi deve tener conto della quantità e della qualità del servizio che si vuole quindi fornire. Per questi motivi il piano finanziario è composto da una parte contabile e da una parte descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio. Il piano riguarda quindi solo i rifiuti solidi urbani e quelli assimilabili, mentre i rifiuti speciali sono stati quindi sono smaltiti direttamente dalle ditte che li producono a loro carico. Il nostro servizio di gestione è affidato alla Seveco in forza di un contratto del 23 gennaio del 2002 ed è rinnovato con un'ordinanza del sindaco, quella numero 1 del 9/1/2017. Attualmente il servizio è caratterizzato da un sistema di raccolta porta a porta e stradale su tutto il nostro territorio. Da un centro comune di raccolta dei rifiuti assimilabili, quindi da uno spazzamento manuale e meccanico, da un camion per la raccolta. La raccolta differenziata stradale è caratterizzata dai cassonetti per la carta, la plastica, il vetro e per i rifiuti speciali come le pile e i farmaci. Mentre invece la raccolta domestica è dovuta ai grossi imballaggi, quindi tramite quindi le ditte che li producono. La raccolta su chiamata è invece è quella per i materiali quindi ingombranti, quali materassi, frigo, eccetera. Logicamente auspicabile sarebbe andare verso la porta a porta spinta. Questo ci permetterebbe di eliminare i cassonetti stradali, uno scarico incontrollato, migliore controllo sui materiali della raccolta, aumento della raccolta differenziata, una riduzione della spesa di trasporto in discarica, una riduzione del costo totale dell'ecotassa, una riduzione del costo di conferimento in discarica e una maggiore individuazione dei possibili evasori. Noi attualmente stiamo facendo realizzare un nuovo piano di raccolta porta a porta che spero di poterlo condividere con tutti e poi portarlo in consiglio comunale per approvarlo. Abbiamo avuto un finanziamento di circa 100.000 euro, 99.000 euro per l'acquisto di un mezzo che stiamo valutando insieme ai componenti dell'ARO per vedere un mezzo che ci potrebbe anche servire successivamente come cosa. E stiamo in graduatoria e almeno da informazione dovremmo prendere un finanziamento di 300.000 euro per la costruzione di un'isola ecologica, per la realizzazione di un'isola ecologica. Questo è quanto stiamo facendo. Grazie. Grazie Assessore Baldari. Ci sono interventi? C'ho l'esclusiva della consigliera Petrarca. Posso parlare? Prego consigliere Micelli. Allora, io quindi oggi andate a approvare il piano finanziario perché tra le altre cose lo obbliga il bilancio, no? Bisogna per forza approvarlo, diciamo, siamo in fase di bilancio in un percorso diciamo già fatto negli altri anni che è normale. Io però adesso mi chiedo una cosa. Quello che state approvando oggi di fatto già consegna un'ulteriore proroga alla Seveco che scadrà a giugno, perché di fatto stiamo dicendo che il porta a porta è solamente auspicabile e che finché presentiamo il progetto e tutte le cose che abbiamo detto nell'altro consiglio passerà anche quest'anno. Io spero pure di no, spero che domani mattina, dottor, ci mancherebbe. Lo dissi l'altra volta. Io mi chiedo per quale motivo avete prima approvato quel piano che di fatti velocizzava alcune cose 20 giorni fa e adesso stiamo facendo un passo indietro. Perché abbiamo dato l'incarico per poter fare un piano che sembrava ormai, perché in realtà non possiamo andare più in proroga, tutte le cose che abbiamo detto in quell'occasione, e adesso invece secondo me stiamo facendo un passo indietro.
secondo me. Quindi rimane tutto com'è anche per quest'anno, i tempi sono quelli, non ci prendiamo in giro, io spero che mi stia sbagliando, con anche un aumento sulle bollette dei cittadini e con un servizio non per colpa di qualcuno, perché qua non si danno le colpe, il servizio è quello, quindi io non vorrei accusare l'azienda o qualche chi che sia. Abbiamo una proroga da 94 che c'è questo contratto di raccolta di rifiuti dal 1994, stamattina mi diceva proprio queste parole il responsabile diciamo locale della Servego, quindi abbiamo un contratto vecchissimo, stiamo andando sempre in proroga da forse 12 anni, 15 anni, no forse pure più, 16-17 anni che si sta andando in proroga, il servizio è scadente, ma nel frattempo le bollette dei cittadini sono andate alle stelle. Quando parlo di servizio scadente, caro sindaco, io per me servizio buono non è che l'operatore ecologico deve per forza raccogliermi tutti i giorni la carta che sta in piazza, ma per me servizio ottimo è quello che ogni cittadino nella propria casa ha, come in Italia, e noi dovremmo essere, diciamo, copiare in questo, avere la differenziata porta a porta al 100%. Per questo, se ho rotto qualcosa non fa niente, tanto anche le uova si romperanno. Per questo dico che il servizio è scadente. Quindi ci troviamo ad approvare questo piano che certifica di fatti l'aumento della tassa ai cittadini, ma di fatti non migliora il servizio. Prego, consigliere Petracca. Io prima ho una domanda. Assessore, di quanto è l'aumento della... Non mi può... Sì, sì, ma non mi può rispondere prima. Ok. Poi su questo quindi ritorniamo dopo, va bene. Noi adesso, io non ho capito una cosa, come mai nel Consiglio Comunale precedente abbiamo dichiarato illegittime le proroghe alla Serveco e di fatto andremo a fare un'altra proroga. Se di fatto, sindaco, oggi è 30 marzo, no sindaco, io onde evitare, sì no, non ci sono problemi, ma onde evitare problemi per il comune, se a gennaio dichiariamo illegittimo un atto, oggi è il 30 marzo, facciamo un piano finanziario con la Serveco che andremo ad inserire nel bilancio, questo mi lascia pensare, sospettare che probabilmente faremo una proroga alla Serveco, altrimenti questo piano finanziario, però no, altrimenti questo piano finanziario è carta straccia. Qualora anche lo dovessimo inserire nel bilancio, sarebbe carta straccia. Fatemi capire allora, perché evidentemente c'è qualcosa che non capisco io. Cioè, se io oggi faccio un piano finanziario della Serveco a cui il responsabile di servizio mette la firma, è perché io devo fare una proroga alla Serveco o perché domani mattina questo lo scrivo in bilancio poi non serve più perché nel frattempo l'assessore Baldari ha completato l'altro piano finanziario e dobbiamo vedere l'altro? Scusate. Vabbè. No. Poi un'altra cosa. Ammesso e concesso che le cose rimangano così, perché per me quando si approva un atto le cose poi rimangono così, quest'anno il controllo sul peso della spazzatura, come pensate di farlo visto che nel piano finanziario non è inserito nulla? Perché come sapete noi paghiamo a peso, purtroppo dai paesi limitrofi e dalle coste arriva la spazzatura perché lì la differenziata la fanno, per cui ci sono delle difficoltà e molto spesso la vengono a buttare ad Avetrana. Il controllo, come possiamo garantirlo ai nostri cittadini per evitare quello che poi vedremo nel punto successivo di far pagare ai cittadini di Avetrana la spazzatura di Erche, di Specchiarica e anzi dei signori di Manduria con i quali purtroppo abbiamo tanto contenzioso per tante cose? Come dobbiamo fare per questo? È previsto una possibilità di controllo del peso, è prevista una scheda per i cittadini, non è previsto nulla perché altrimenti nel piano finanziario qualcosa l'avremmo dovuta scrivere su questo.
Io chiedo che ci sia questo controllo, perché adesso siamo tutti in fase, come dire, emergenziale per la questione del depuratore, e per cui i problemi dei cittadini di Avetrana è come se venissero poco poco in secondo piano rispetto a delle problematiche più importanti. Ma poi i cittadini di Avetrana si mettono le mani in tasca per pagare la spazzatura, e poi dobbiamo vedere che cosa succede quando a depuratore fermo, a depuratore iniziato, quando tutto quello che accadrà su quella situazione, dobbiamo continuare a vivere nella nostra cittadina. Grazie consigliere Petracca. Ci sono altri interventi? Prego assessore Scarcini. Allora, innanzitutto c'è da dire che noi avevamo previsto nello scorso consiglio comunale, previsto o meglio preannunciato, la volontà di portare due piani economici finanziari, quindi uno che riguardasse il primo semestre e uno il secondo semestre, perché da previsioni fatte sia politiche che comunque tecnicamente dagli uffici, nel secondo semestre dovremmo essere pronti a partire con la raccolta differenziata, con la raccolta porta a porta, ecco, differenziata. Questo non è stato possibile per una questione tempistica, perché noi entro il 30 comunque dobbiamo per forza approvare i piani finanziari e le tariffe, e comunque lo abbiamo portato perché, ripeto, siamo obbligati. Non è che i problemi dei cittadini passano in secondo piano perché siamo impegnati nella battaglia sul depuratore, perché comunque voglio dire sia la politica che gli uffici comunque continuano a fare il loro lavoro regolarmente, non è che si blocca il mondo perché c'è questo problema. Sicuramente una parte della politica, comunque la politica in sé per sé è impegnata in prima persona, insieme ai cittadini, tutti insieme voglio dire, per difendere, per combattere il discorso del depuratore, che comunque è sempre un problema che riguarda tutti i cittadini. E non è carta straccia questo piano finanziario, perché nel momento in cui oggi c'è un prezzo, c'è una somma, un totale, che parliamo di un piano di 1.081.000 euro, che vedremo dopo successivamente nel prossimo punto all'ordine del giorno, ma qualora il comune dovesse riuscire, io lo spero e sono convinto, a far partire anche la raccolta differenziata, è normale che se oggi noi abbiamo preventivato un piano di 1.081.000 euro, ma in realtà poi nel primo semestre spendiamo x 500.000 euro, diciamo, nel secondo semestre la raccolta differenziata spinta porta a porta, tu ne spendi 300, ne rimangono 280.000, quei 280.000 vanno come residuo, diciamo, per l'anno successivo, lo vai a scontare l'anno successivo nel prossimo piano finanziario e riduci la data del prossimo anno finanziario. Certo, è così, è così. Vedremo, questo è. Per quanto riguarda il controllo invece del peso dell'estate, soprattutto dell'estate, perché è il momento in cui abbiamo più criticità, in virtù anche della esperienza dell'anno scorso, noi l'anno scorso ad un certo punto siamo intervenuti con, grazie anche a un'associazione di volontariato, le guardie ambientali di Avetrana, e grazie al lavoro preciso e costante fatto dalla Polizia Municipale, anche levando delle contravvenzioni alle direttive, diciamo, alle ordinanze sindacali in corso, siamo riusciti a frenare quel fenomeno. Quest'anno, logicamente, forte, ripeto, di quell'esperienza, partiremo molto prima, sia con la prevenzione che anche con la repressione. C'è poco da... Volevo soltanto aggiungere un'altra cosa e spiegare magari perché si arriva a questo 1.081.000. Noi abbiamo come piano finanziario... Sto parlando del 1.081.000 del piano finanziario. Vabbè, lo possiamo vedere anche dopo, perché effettivamente poi è correlato. Vabbè, queste erano le risposte che io tenevo a dare, comunque delle precisazioni che le tenevo a dare. La proroga. Non è detto che ci sarà una proroga. Chi l'ha detto questo qua? Chi l'ha detto? Cioè, noi speriamo e siamo convinti, ripeto, di partire molto presto, di approvare molto presto il progetto, dopo averlo discusso e confrontato anche con l'opposizione, ci mancherebbe altro, perché poi riguarderà tutta la cittadinanza questo servizio. Si farà la gara d'appalto, quindi può essere che la vinca Servego, può essere che la vinca Micelli, può essere che la vinca Petracca. No,
vi faccio nomi per carità perché siete presenti, non mi permetterei di fare nomi di aziende veritiere, vi spiego? Quindi si vedrà nel secondo semestre quello che succederà. Grazie Presidente. Grazie a te Assessore, ci sono altri interventi? Sindaco? No, dai. Per dichiarazione di voto, prego consigliere Vacca. Per dichiarazione di voto siamo, mio malgrado, voteremo contrari perché ci sono troppi interrogativi e troppi dubbi. Ci auguriamo di approvare poi un progetto finanziario prossimo che miri in realtà alla raccolta differenziata e finalmente potremo dire che Avetrana è capace anche di fare questo. In merito invece al controllo dei rifiuti che fanno nei nostri cassonetti anche da parte di cittadini provenienti da altri paesi, come avevamo già sollecitato quest'estate, sarebbe l'ideale posizionare anche delle telecamere. Quindi questo potrebbe essere un atto forte affinché gli altri non vadano a buttare la spazzatura nei nostri contenitori, visto che ancora paghiamo purtroppo la spazzatura anche in base al peso. Grazie consigliera Vacca. Per dichiarazione di voto Alessandro, fa la dichiarazione di voto? No, no. Il mio voto è contrario, ovviamente. Grazie. Pensavo che ti astenessi dalla votazione perché volessi votare favorevolmente. Vabbè. Comunque io mi permetto in assenza del capogruppo comunque di anticipare il voto favorevole, logicamente, della maggioranza. E prego Presidente. Passo la parola al Sindaco e poi passiamo alle votazioni. Io credo che comincio dai tempi di proroga. I tempi di proroga. Vabbè, non dirò niente di eccezionale, capogruppo Pedacca, perché i tempi di proroga, inizio dai tempi di proroga, voglio dire, i tempi di proroga non sono dettati dalla politica, non sono dettati dalla politica, perché nel momento in cui noi avremo problemi, anche se portiamo a termine tecnicamente la gara per l'affidamento del servizio, ci possono essere dei tempi anche un po' per stoppare. Quali possono essere dei ricorsi tra ditte, per cui noi non possiamo dettare dei tempi. Noi possiamo, la politica può indurre a velocizzare gli uffici affinché il servizio venga affidato e effettuato quanto prima. Per quanto riguarda, importante è che noi abbiamo attivato la procedura e stiamo lavorando per addivenire ad una raccolta dei rifiuti con porta a porta spinta. Ecco l'importanza, questo è il momento politico importante che noi dobbiamo far rilevare alla cittadinanza e di questa amministrazione che ha attivato questa procedura. Per quanto riguarda un servizio scadente, non credo che sia un servizio scadente, non ho interessi, ripeto, con la Serveco né direttamente né indirettamente, ma questo dettato da una frase di cittadini, miei ospiti, l'altra sera giravamo per la cittadinanza, siamo andati in piazza, alcune vie che erano dei tecnici e dei funzionari della Regione Puglia hanno rilevato che la cittadina comunque era abbastanza pulita, per cui questo servizio scadente non lo vedo io probabilmente come noi tutti ci facciamo l'abitudine a vedere il nostro paese, ma chi viene di fuori ha rilevato questo per rispondere ad Emanuele Micelli. No, non devi parlare per cosa pensare. Abbiamo chiuso, scusa Nato. No, non ci sono le condizioni. La frase è stata detta, io ho risposto
non per mie volontà, ma per volontà di altri, che hanno visto la cittadina pulita, pulita hanno visto. Perché se dobbiamo fare politica e cominciare a fare politica a tutti i costi, io non ci sto, perché ti faccio registrazione, dichiarazione di altri cittadini che dicono che il servizio funziona. Ok? Non scadente. Io dico sufficiente. E al momento mi accontento che il servizio è sufficiente, perché dettato da altri cittadini che vengono di fuori, non dalla cittadinanza di Avetrana. Significa che hanno l'occhio oculato a sintetizzare anche la visibilità della cittadina, se è una cittadina pulita o sporca. Per quanto riguarda, io dico, come in tutta Italia, la frase in tutta Italia, probabilmente qualcuno non cammina in tutta Italia, io giro in tutta Italia e ti faccio gli esempi di una cittadina del nord e una cittadina del sud. Recati a Taranto, dove stai lavorando, io credo che non c'è il porta a porta, ci sono calzoni sporchi e quant'altro. Io non voglio dire a Taranto cosa c'è in quei cassonetti. E poi ti dico Bologna, ho visto una città deturpata proprio dai rifiuti, schifosa. E stiamo parlando nord, Bologna, la tanto decantata cittadina, per ordine, pulizia e tutto ciò che possiamo mettere in riga in una città. Io ci sono stato 2 settimane fa, lo stesso ci sono ancora contenitori. Allora c'è, o si vuole fare politica a tutti i costi, io condivido perfettamente che si fa politica a tutti i costi, ma probabilmente qualcuno non gira l'Italia come la giro io, scusate la presunzione. E noto i servizi, parchi giochi deturpati peggio dei nostri. A qua mi sembra che vogliamo il paradiso ad Avetrana. Noi ad Avetrana non vogliamo il paradiso, noi vogliamo vivere alla normalità di un paese, con tutte le leggi che ci permettono al miglioramento della qualità di vita di questo paese. Però da qui a dire che Avetrana rispetto a tutta l'Italia è indietro, io non ci sto. Vi ho fatto gli esempi, girate l'Italia che c'è peggio di Avetrana. Grazie sindaco per l'intervento. Possiamo passare alla votazione? Gentilmente dopo di lui parlo io, no, non chiude la posizione, chiude la maggioranza. Scusate, abbiate pazienza. Prego, consigliere Miceli. Chiaramente non replicherò, chiedo solamente che la conferenza di capigruppo appena finisce si legge il regolamento del consiglio comunale, perché dalla prossima volta deve essere approvato alla lettera. Solo questo. Le repliche non le faccio, perché siccome non è previsto non le faccio a quello che ha detto il sindaco. Grazie consigliere Miceli. Possiamo passare alla votazione? Favorevoli? Contrari? Per l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Il consiglio approva. Sesto punto all'ordine del giorno. Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma. No, scusate. Determinazione delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti e delle scadenze delle rate per l'anno 2017. Relazione all'assessore Scarciglia, prego. Scusa. Vorrei dire come sopra. Trattasi di mera presa d'atto. No, vabbè, a parte gli scherzi. La Tari, a differenza delle altre tariffe, nell'anno in corso subirà un aumento del 15%,
quindi partiamo subito con la notizia e poi spieghiamo il perché. Vabbè, le altre aliquote, già? Le altre del 15%, no? Grazie. Questo perché? Ci sono diversi motivi. Uno è dato da ciò che abbiamo visto appunto precedente, quindi dall'aumento di 53.000 euro circa del piano economico finanziario della Cari. E vediamo perché avviene questo aumento. Il piano economico di quest'anno è identico fino ad un certo punto a quello dell'anno scorso, che era pari ad un totale di 1.028.813 dell'anno scorso, 802 di quest'anno, quindi era identico. A questa somma vanno aggiunte 53.000 euro, 52.557 per la precisione, che sono delle fatture non liquidate alla Servego nel mese del dicembre 2015, perché in quell'anno si sforò ciò che era previsto nel piano economico finanziario di quell'anno, e andiamo a liquidarle nel 2017, perché la normativa della Dare logicamente purtroppo prevede che l'intero importo del costo del servizio deve essere a carico dei cittadini, e quindi vanno aggiunte queste 53.000 euro. Inoltre nel 2016 noi abbiamo conferito 3.470 tonnellate, un attimo che trovo la del... ecco. E noi corrispondiamo, per capire quanto costa, quanto paghiamo a tonnellata, l'avevo scritto da qualche parte, comunque lo paghiamo intorno ai 114, noi, non solo il comune, 114 euro a tonnellata a Mandure Ambiente, e di queste la parte che compete al comune, se la trovo, eccola qua, è di 70,95 euro a tonnellata, la restante parte a carico della Servego fino ad oggi. Si aggiunge il fatto che il ruolo previsto per il 2017 della Dari è di 932.000 euro rispetto all'anno scorso, che era 2.020 circa. Questo a seguito delle cancellazioni dei contribuenti, comunque, che non sono più al ruolo perché per vari motivi, e tra la somma tra quelli che sono usciti e quelli che sono entrati al ruolo è di 932, quindi per arrivare a quella somma di 1.081.000 che è previsto dal piano finanziario va aumentata la liquota del 15%, e che in teoria nemmeno lo copriamo tutto, manca ancora una decina di mila euro, va a compensare con quello che troveremo poi in bilancio di previsione per quanto riguarda gli accertamenti. Prego, dottoressa Petracca. No, allora, non mi permettere mai. Giusto per tradurre quello che abbiamo detto. Allora, noi abbiamo detto che l'importo della spazzatura rispetto all'anno scorso non aumenta, no? Quello che dobbiamo pagare alla Serveco. Ah, pensavo della spazzatura inteso come... Ok. Aumenta per i cittadini per due motivi. Il primo, perché nel 2015 non abbiamo pagato delle bollette della Serveco, e il secondo perché sono diminuiti il numero di cittadini che contribuiscono. Giusto? Detta così sembra che ci sia più evasione, ma non è così. Io non ho detto perché non vogliono pagare. Ah, prego. Che è diminuita la base imponibile. Allora, questa è
il nocciolo della questione. Questo paese, sindaco, io sono contenta, lo so, io sono contenta del fatto che lei si arrabbi tanto quando qualcuno dice che il paese no, non va bene, sporco, perché si vede che ci tiene, ok? Quello però, vabbè, però voglio dire, però sì, vabbè, bisogna vedere pure da dove vengono, voglio dire, sa, non è che insomma, vabbè, lasciamo perdere. In ogni caso, sindaco, non metto in dubbio nulla, sto dicendo, sindaco, che mi fa piacere che lei si arrabbi perché significa che ci tiene al paese. Tenendoci al paese, vogliamo porci come classe politica la domanda essenziale che ci stiamo ponendo in tutti questi anni? La base imponibile delle persone che contribuiranno a questo comune va sempre diminuendo, quindi anche a costi inalterati, invariati, i cittadini dovranno sempre pagare di più, perché purtroppo diminuiscono le persone residenti nel comune di Avedrana. Il numero delle persone residenti nel comune di Avedrana diminuiscono perché il comune, e non il comune come amministrazione, attenzione, come sistema economico, è in grossissima difficoltà. Allora io dico, indipendentemente da quello che dirò poi sulla spazzatura, possiamo per favore, l'ho sempre chiesto, cercare di fare una tavola rotonda con tutte le situazioni economiche esistenti in questo paese per cercare di capire come fare per aumentare la base imponibile? Quello deve essere l'obiettivo di una amministrazione comunale. Non c'è nulla da fare, perché oggi con quello che hai detto hai centrato il problema. A spazzatura uguale costo dell'anno scorso, i cittadini si troveranno a pagare il 15% in più, uno perché precedentemente le amministrazioni precedenti non hanno pagato la Serveco, e questo bisogna dirlo, e bisogna dire che quando in questo consiglio comunale noi dicevamo ai cittadini attenzione che il 2015 non l'avete ancora finito di pagare, e ci sono interventi miei e anche degli altri dell'opposizione ampiamente registrati su questa cosa, quando si diceva questo non dicevamo delle bugie derivanti dalle posizioni politiche, ma dicevamo delle cose che si basavano sui numeri. Quindi uno, l'amministrazione comunale precedente è stata un'amministrazione, come dire, allegra, di cui, mi dispiace dirlo, molti di voi facevano parte e non hanno avuto il coraggio di opporsi a quel tipo di politica. E oggi il sindaco Minò aumenta del 15, perché, mi dispiace sindaco, io faccio il mio lavoro, io dovrò dire che la spazzatura aumenta per queste ragioni, ma anche perché il sindaco Minò, quando quei 50.000 euro non sono stati pagati, non ha avuto il coraggio di dire all'allora sindaco e all'allora assessore che queste cose, come lo diceva la minoranza, non andavano bene, perché questo è il punto. Ora, se poi vogliamo davvero parlare di quello che può essere un progetto per questo comune, per cercare di aumentare la base imponibile, altrimenti noi ogni anno ci troveremo a dover chiedere sempre soldi in più ai cittadini. Io ieri in commissione ho lanciato lì una cretinata, obbligando tutti i nostri, dirigenti che non sono di Avedrana a stabilire la residenza ad Avedrana, perché ora che le tasse le cominciano a pagare qui, non qui prendono lo stipendio e basta, ma era una battuta questa. Grazie consigliere Petracca. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Micelli. Spero che anche questo intervento non faccia magari innervosire qualcuno del tavolo, visto che è capacitato. Dottore Baldari, chiedo scusa, c'è la possibilità di qualche calmante, di qualche Dai, io sono senza mente. Passiamo a io così. Consigliere Micelli, passiamo all'intervento, prego. Allora, dal pubblico. Dicevo, chiaramente tutto quello che è accaduto in questi anni lo continuano a pagare sempre i cittadini, perché di fatti noi adesso ci troviamo con un aumento del 15%
di questa tassa, che per quanto tariffa per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani, aumentata negli ultimi anni del più del 100%, forse siamo arrivati al 140, al 150%, perché basta prendere le bollette vecchie e fare un confronto, e noi continuiamo ad avere un servizio scadente, che non significa avere la piazza pulita o sporca, significa avere, che accade in questo paese non più tardi di qualche giorno fa, che si incendiano i cassonetti, significa, caro sindaco, non è colpa tua, ma se noi facciamo la porta a porta spinto, se noi facciamo la porta a porta spinta, se noi facciamo, se noi facciamo la porta a porta spinta, i cassonetti non ci saranno più, quindi non avremo questo rischio. Se noi, come dice bene il vice sindaco, speriamo in Dio che dal secondo semestre partiamo con il servizio di porta a porta spinta, che è quello che ormai in buona parte dell'Italia lo fanno, e lo fanno anche bene. Può essere che a luglio, quando arrivano i turisti che vanno a Torre Columena, non trovano i bidoni ad Avetrana, alla prima strada che arrivano, e c'è, li riempiono, e poi noi dobbiamo pagare il surplus alla Servego. Questo, parlo di qualità di servizio ottimo per i cittadini. Io non dico che non stanno facendo il loro lavoro o che lei non è in grado di farli fare il loro lavoro, ma le condizioni attuali sono queste e nessuno le può mettere in dubbio. Se poi dobbiamo far passare per positivo un incontro, diciamo per così dire, tra persone che attraversano il centro storico, che magari grazie a Dio era pulito, perché magari non sono passati da dietro al campanile, sono passati da altra parte, e quindi abbiamo risolto tutti i problemi, e tutti i problemi del servizio della raccolta rifiuti ad Avetrana sono superati, va bene. Se per voi va bene, non c'è nessunissimo problema. Però ripeto, se si mette la testa sotto la sabbia e non si vedono quali sono i problemi non che restano, aumentano pure e peggiorano. Io vorrei solamente chiedere una cosa all'assessore alle finanze. Quella è un'altra cosa, non c'entra niente. Allora, io vorrei sapere, se noi riusciamo ad approvare nel secondo semestre, a fare quel progetto che abbiamo fatto, ci sarà un ulteriore aumento oppure no? È una domanda, non è una provocazione. Attenzione. Lo so, ma l'altra volta l'abbiamo fatto, se ricordi, 2 anni fa. Ci sarà un ulteriore aumento oppure abbiamo anche fatto magari un piano finanziario insieme al ragioniere per capire che la situazione rimane come sta? Solo questo. Grazie consigliere Micelli, passo la parola in macchina. No, abbiamo intervenuto, sì, voi dobbiamo fare dichiarazione di voto, no? Il presidente regola la regola. Però dopo l'opposizione, quando finisce prima il sindaco parla io. Prima il sindaco, una volta che si fanno le dichiarazioni di voto. L'opposizione non deve replicare a me. È del regolamento. Io voglio sapere che cosa è successo fuori prima del Consiglio Comunale. Se no poi devo replicare. Che trasformato. Devo rispondere ai fatti. Vai, prego. Vai. No. Posso fare l'intervento oltre alla dichiarazione di voto? Vi ricordo sempre che siamo nella massima assise della città. Scusa, presidente, posso fare l'intervento e poi la dichiarazione di voto? No, anche per rispetto per chi ci ascolta. Ok, allora. Non per altro. Grazie, presidente. Allora, è giusto che non passi il messaggio che c'è questo aumento della tariffa del 15% perché non si sono pagate le bollette, come se fosse... No, c'è un motivo proprio perché non si pagano le bollette, o perché... c'è un motivo. E il motivo è quello che da un anno a questa parte ci stiamo sgolando, parlo come maggioranza, come amministrazione comunale, l'assessore Scredo ha fatto anche diverse iniziative e altre sono previste per quest'anno,
è che noi nel 2015, noi cittadini, nel 2015 abbiamo conferito più rifiuti di quello che era previsto. Perché, e lo ripetiamo per l'ennesima volta, non è che a Devetrana non ci sia la raccolta differenziata già oggi, non c'è il porta a porta, esistono le campane di raccolta. Quindi più volte noi abbiamo detto cerchiamo di differenziare almeno quello che è differenziabile oggi da Vetrana, il vetro, la carta, il cartone, la plastica, perché così facendo se noi buttiamo tutto nei cassonetti è normale che alla fine dell'anno noi sforeremo il piano economico finanziario previsto, ed è quello che è successo. Io mi sarei aspettato pure dalle opposizioni che durante anche gli anni passati e gli anni scorsi avessero ogni tanto creato, fatto anche qualche iniziativa affinché si informasse il cittadino e si sensibilizzasse a rispettare quella piccola raccolta differenziata che già esiste nel paese. Io capisco anche l'opposizione, la maggioranza l'ha fatto l'anno scorso con Claudia Scredo, quest'anno ha previsto tantissime altre iniziative. Io spero. Scusa, nella prologo e nella scuola siete in consiglio comunale, non fa parte di maggioranza. Scusami, no, ti spiego però, se, a meno che non mi stai dicendo che la prologo è politicizzata proprio talmente tale da essere opposizione, però scusate, non confondiamo le cose, io sto parlando di amministrazione comunale, l'amministrazione comunale è formata dai consiglieri comunali tutti, maggioranza e opposizione. L'opposizione politica, consigliare, non ha mai fatto, intrapreso un'iniziativa di sensibilizzazione. Merito va dato alla scuola che più volte nei corsi degli anni ha fatto queste sensibilizzazioni, che comunque alla fine poi si ferma sempre purtroppo agli alunni, agli scolari. Quest'anno hanno partecipato anche i genitori e purtroppo è stata individuata una piazza che già il gestore l'aveva pulita ai massimi livelli. Vabbè, ma comunque sono scelte, ma ben vengono le manifestazioni. Quindi è per questo che si conferisce di più ed è per questo che dobbiamo essere educati noi cittadini a gettare la spazzatura nei cassonetti previsti. Questa è la stessa sindrome del sindaco. Per rispondere alla domanda di Emanuele Micelli, e non ti sto chiamando in caso, ma giusto per dire che l'hai fatta tu la domanda, se ci sarà un aumento o una riduzione, quel che sia, intanto tutto ciò che avverrà con l'approvazione del nuovo progetto, che sia in diminuzione, che sia in aumento, comunque tu non lo puoi modificare nell'anno in corso legalmente, perché le tariffe, una volta che tu le approvi entro il 30, devi per forza mantenerle per tutto l'esercizio finanziario. Certo è però, ripeto, che dai numeri che abbiamo, dalla proposta che abbiamo, dai lavori che sta facendo l'ufficio tecnico insieme all'ingegnere incaricato per la redazione del progetto della raccolta differenziata spinta porta a porta, è evidente al momento che ci sarà una sostanziale riduzione dei costi e una sostanziale riduzione anche della tariffa Tari per l'esercizio finanziario 2018. Ma questo è, però ripeto, lo si potrà approvare e comunicare solo nell'esercizio finanziario dell'anno prossimo. Quindi sicuramente aumenti non ci saranno. No, con il nuovo progetto sicuramente, ma ci saranno sicuramente delle sostanziali riduzioni. Non so se ho saltato qualche altro. Sono contento perché l'ex sindaco diceva praticamente l'incontrario fino a qualche mese fa, quindi che la stessa amministrazione si sia convinta che è una cosa. No, quest'anno, a differenza degli altri anni, che erano soltanto idee, quest'anno abbiamo le carte, ci sono lavori fatti, stiamo lavorando tutti insieme, porteremo all'attenzione delle associazioni, dell'opposizione, di tutta la cittadinanza, prima ancora di approvarlo in Consiglio Comunale, e da quei numeri, da quel progetto, risulta una sostanziale riduzione sia dei costi di conferimento e sia logicamente poi della tariffa. Entro quest'anno partirà da Vetrana la raccolta differenziata spinta, e l'anno prossimo la Tari avrà una porta a porta, spinta, ho detto. Va bene. Pensato, grazie. Di porta a porta parla. Era la determinazione della Tari l'argomento, non era il porta a porta o il servizio. Presidente, però è collegato, perché se c'è la porta a porta.
Annaggia, tu voi l'avete chiesto e venga applicata la regola, voi l'avete chiesto e venga applicata la regola e il regolamento, e mi sta rimproverando, però è collegato, perché se il porta a porta parte ci sarà una riduzione dei costi, quindi si abbasserà la liquida ratale, ed è quello che accadrà l'anno prossimo. Grazie. Grazie assessore. Ci sono altri interventi? Sì. Prego, consigliere Vacca. Per dichiarazione di voto. No. Allora, intervento. È un intervento. Purtroppo. Vabbè, poi lo fai, tanto hai parlato, poi ci pensa il sindaco a concludere. Giusto? Sempre. Sempre. Allora, mio malgrado oggi, carissimo sindaco, poi andiamo insieme al sito, carissimo sindaco, mio malgrado oggi siamo nuovamente qui affinché voi possiate approvare oggi un ulteriore aumento a discapito dei cittadini. Durante la vostra campagna elettorale dicevate le tasse verranno abbassate. Oggi ci ritroviamo ad assistere ad un aumento pari al 15% a discapito di tutti noi cittadini che paghiamo le tasse. L'aumento avviene perché c'è stato un maggiore conferimento nei cassonetti da parte anche di cittadini non avetranesi, e questo avviene perché non c'è un controllo, perché c'è una mancata sensibilizzazione da parte dell'amministrazione comunale che inviti tutti i cittadini a fare la raccolta differenziata. E carissimo assessore, tu oggi sei l'amministrazione e tu devi essere protagonista di campagne di sensibilizzazione, va bene? La scuola fa bene, anzi deve farlo, e purtroppo ci sono anche pochi maestri che lo fanno, perché se si parte anche dalla scuola a educare i bambini a fare raccolta differenziata è un passo in avanti, però non si può accusare un'opposizione perché non ha fatto un minimo di campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata. Io, insomma, fossi io maggioranza, direi vabbè, devo farlo io perché io sono il capofamiglia. Avviene questo ulteriore aumento del 15% per mancato pagamento alla Serveco nel 2015, e questo è sempre colpa dell'amministrazione e non dei cittadini, e purtroppo a causa di tutto ciò è sempre il cittadino che deve sopperire finché abbiamo i soldi. Perché se io non pago perché lo causo io, ok, ma se io devo pagare in più a causa di superficialità, no, non ci sto. Se la gente va via da Vetrana, un motivo c'è. E questa amministrazione cosa fa affinché i nostri concittadini rimangano qua? Ci vogliamo svegliare, sì o no? Gentilmente consigliere, vogliamo. Resti sull'argomento, grazie. Va bene. Io, questo è l'argomento. Io come maggioranza coglierei l'invito fatto dal consigliere Petracca. Riunirei tutte le associazioni, tutti i sindacati, tutti, metterei a fare questa tavola rotonda e discuterei finalmente un modo affinché si possa risollevare la situazione economica del nostro paese. Grazie consigliere Vacca. Sindaco, devi fare l'intervento perché dopo ci sono le dichiarazioni di voto. Prego. No, grazie Presidente, ascolto, si può abbassare il volume, non c'è problema. Allora, qualcuno nella passata, intanto voglio dire che la stessa amministrazione non è la stessa amministrazione, ci sono, voglio solo precisare in questo momento che
la frase stessa amministrazione non la voglio sentire più, perché noi abbiamo componenti e un'offesa ai nuovi e uno... Allora, consigliere Pedrà, che io non l'ho interrotta nel momento in cui lei ha parlato. Allora voglio precisare alla cittadinanza, voglio precisare a tutti noi che la frase stessa amministrazione non la voglio sentire più sentire. Ok? Perché questa è l'amministrazione con il sindaco Minò. E questo è un dato di fatto. E certo, almeno fino ad oggi che stiamo facendo consiglio comunale, domani non sappiamo cosa potrà succedere, però oggi è un'amministrazione sindaco Minò. E come diceva qualche assessore della scorsa legislatura che oggi non siede in questi tavoli, oggi voglio precisare. Ah, lui diceva uno, io dico ah. Cari consiglieri, il sottoscritto non ha messo mai la testa sotto la sabbia, né nella vita privata e né nella vita pubblica. Io non mi nascondo, io sto tutti i giorni in piazza, sto tutti i giorni nelle famiglie e quando è necessario sto anche in piazza comiziando nella mia sezione, per cui esco comunque tutti i giorni, tutte le sere a testa alta, non mi sono mai nascosto di ciò che ho fatto nella vita privata e sto facendo nella vita privata, immaginiamo in quella pubblica, perché non ho interessi alcuno di chi che sia al momento. Ruolo. Per quanto riguarda il servizio, purtroppo le cifre, come voi già sapete, li dobbiamo equilibrare, quanto entra e quanto esce. Se esce a quintali, X somma da pagare, il ruolo deve essere X più X. Altrimenti noi non equilibriamo. Ma perché la legge ce lo impone? La legge ce lo impone, non l'assise del Consiglio Comunale. Non è vero che noi non abbiamo oggi al momento sensibilizzato e che non abbiamo la raccolta differenziata. Non è vero. Perché 25 anni fa io, il sottoscritto delegato all'ambiente, ebbi a prendere un finanziamento, quei cassonetti di differenziata, le campane che vedete in giro per il paese, il sottoscritto e quanti l'ha fornito al comune con un finanziamento prefettizio all'epoca di 20 milioni. 25 anni fa le amministrazioni che si sono succedute non hanno migliorato neanche in quel campo. Nessuno ha migliorato. Quanti erano le campane? 10? 10 sono rimaste. Oggi mi rivedo da sindaco a migliorare ancora una volta con la mia direttiva. A spingere che cosa? A spingere per la differenziata porta a porta. Cari consiglieri di maggioranza e di minoranza, io ho una particolarità verso il mio paese, verso l'ordine e la pulizia. Qui si vede che oggi sindaco Antonio Minò nel tempo e negli anni c'ha un'accortezza, una cura e degli accorgimenti verso il proprio paese, altro che chiacchiere. Presidente, chiedo scusa, ma l'ordine del giorno qual era? Per quanto riguarda quello di fare un tavolo di concertazione tra le componenti attive del nostro paese, svegliatevi. Beh, proprio lunedì
scorso convocato e che mi sta redigendo, ho dato mandato a voce, non per iscritto ancora, a Fabrizio D'Andria per fare questo tavolo, consigliere Vacca. Bene, hai fatto bene a ricordarmelo, perché proprio lunedì mi sono incontrato con Fabrizio D'Andria, ho detto come fare per risvegliare gli animi commerciali, imprenditoriali del nostro paese. Mi sta redigendo, io non l'ho interrotta, mi sta redigendo. No, no, scusa, la consigliera Vacca ha detto questo. Io ho preso l'appunto. Perché? Verbale, io ho detto verbale. Perché con Fabrizio D'Andria, quando io ero nella prima amministrazione De Marco, nella prima amministrazione De Marco, ho fatto dei lavori, degli incontri con i commercianti. E siccome quegli incontri si sono evidenziati positivi per... c'erano 70-80 commercianti tutti i giorni. I relatori era Fabrizio D'Andria, l'avvocato Leone di Taranto, il fratello di Cinzia Dimitri, Maurizio Dimitri e qualcun altro, non mi ricordo, perché erano delle serate di competenti, voglio dire. Poi ne parliamo e non ci sono problemi. Ecco perché ci stiamo adoperando a intervenire sui vari settori. Ecco perché voglio... Buongiorno consigliere Conte. Ecco perché voglio chiarire che questa è l'amministrazione Minò e non è la stessa amministrazione, giusto per dare un'etichetta. Per quanto riguarda invece, ho visto un po' la delibera, ho letto la delibera per quanto riguarda le tariffe, proprio per venire incontro ai cittadini, la delibera, il dottore Mazza, per quanto riguarda le rate da pagare, e vuole far pagare a ottobre e a giugno, mentre la proposta giugno e ottobre al 30 giugno al 31 ottobre, io faccio la proposta qui in consiglio comunale per portarle almeno a 3 rate e non a 2, per diluire un po' il peso nelle famiglie, e facendo 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre. Questa è la mia proposta per venire incontro anche ai cittadini e alle famiglie. Al momento termino qui per quanto riguarda l'argomento. Grazie sindaco. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Petracca. Io ho bisogno di dire due parole come dichiarazione di voto. La prima è che sai assessore, le persone che compongono la minoranza sono persone impegnate anche nel sociale, per cui se si organizza qualcosa per sensibilizzare rispetto al fenomeno della differenziata, non è sempre facile essere un giorno consigliere comunale e il giorno dopo partecipe di un'associazione. Questo che sia chiaro, perché molto spesso noi ricopriamo anche ruoli all'interno della società. Certo, accusare la minoranza di non essere sensibile verso la differenziata e di non aver fatto promozione per la differenziata
da parte di un vice sindaco, che mi dispiace sindaco, ma era anche il vice sindaco di De Marco, e quando De Marco disse che per lui la differenziata era una stupidaggine, perché tanto comunque non avrebbe abbattuto, infatti ho detto De Marco, non avrebbe abbattuto i costi, il vice sindaco non mi sembra che si sia scandalizzato tanto e abbia fatto opere di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza per quanto riguarda la differenziata. Questo che sia chiaro. Sindaco, il problema... Noi abbiamo visto che c'è un sindaco diverso rispetto a prima. Noi ci siamo accorti che c'era un sindaco che era De Marco e un sindaco che adesso è Minò. E su questo non c'è dubbio. Il fatto che ci sia però una continuità amministrativa e il fatto che gran parte dei componenti dell'amministrazione fossero anche componenti dell'amministrazione precedente, qualcosa la vuole dire. Poi che lei prenda tutte le distanze, questo le fa solo onore. Stia tranquillo. Negativa, io voto contraria e come gruppo votiamo contraria. Grazie consigliere Petracca, prego consigliere Micelli per dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto non può essere che negativa, perché di fatti abbiamo state aumentando la tassa dei rifiuti ai cittadini. Chi pagava 300 euro pagherà 350-355 euro, quindi non credo che sia poca. Poi per svariare si è parlato anche d'altro, però preferisco rimanere nell'argomento e nei fatti. Più 15% la tassa sui rifiuti a tutti i cittadini, quindi non è certamente positivo. Per dichiarazione di voto, prego, vice sindaco. Grazie Presidente, solo per chiarire una cosa, io non ho accusato la minoranza, ho soltanto constatato che a parlare siamo tutti bravi, però nei fatti spesso e volentieri ci comportiamo in maniera diversa. Ho solo detto che la minoranza, sia di oggi che della vecchia amministrazione comunale, non ha mai fatto iniziative pubbliche per spronare i cittadini all'educazione della raccolta differenziata che già è esistente sul territorio vedranese, e mi riferisco alle campane. Che poi ti stai confondendo le campane con le... scusate Lucia, possiamo far... innanzitutto voi state confondendo le campane con le compostiere. Io ho detto sempre campane, pure quelle della chiesa sono sempre campane, che significa? Io ho detto che da 25 anni ad Avetrana esistono le campane per la raccolta differenziata. Più volte noi abbiamo fatto, grazie all'impegno soprattutto dell'assessore Scredo, abbiamo fatto delle manifestazioni pubbliche durante le quali non credo che l'opposizione voi abbia neanche preso parte, confermi se sto sbagliando, il silenzio me lo conferma. E il silenzio me lo conferma che l'opposizione ha partecipato, che poi ognuno di noi, non soltanto della minoranza, ma ognuno di noi nella vita privata faccia parte di associazioni di volontariato, associazioni culturali, questo importa poco, perché poi nelle manifestazioni che fa la scuola, per esempio, non basta metterci a fianco un logo di un'associazione per dire che hai fatto qualcosa, non è quella la sensibilizzazione che noi chiediamo. Rosa, ti prego, io non ti ho... Alessa, vai per dichiarazione di voto, per favore. Quindi ripeto, non accuso la minoranza, ma constato il fatto che mai si è mossa pubblicamente tra la società. Il discorso delle fatture non pagate... No, scusami tu. Il discorso... Vice sindaco, scusa un attimo. Allora, scusa, avete chiesto le regole? Sta ascoltando tutti, sia maggioranza che minoranza? O chiudiamo qua il discorso? Troppo bello. Il discorso allora, invece... Allora, un attimo, vice sindaco. Vada per dichiarazione di voto, non deve intervenire nessuno. Chiude per dichiarazione di voto, vice sindaco, e basta. Prego, vice sindaco. Allora, ripeto... che la minoranza non ha mai fatto assemblee pubbliche o dimostrazioni pubbliche per incentivare la raccolta differenziata. Luci, i comizi poi li fai in piazza. Se tu oggi tu ci stai
Luci, quando comprendi quello che sto dicendo, poi chiedi la parola. Scusa un attimo, scusa un attimo. Presidente, non è che uno può sbraitare come meglio crede il Consiglio Comunale. Consigliere Vacca, gentilmente. No, no. Quando la consigliera Vacca comprenderà ciò che io sto dicendo, poi magari può chiedere la parola, se le viene concessa parla. Grazie. Allora, detto ciò, per quanto riguarda le fatture non pagate, io ripeto per l'ennesima volta che le fatture non pagate sono, del 2015 mi riferisco, del mese di dicembre 2015, sono dovute proprio al fatto di un maggior conferimento di rifiuti rispetto a quello preventivato nel piano economico finanziario di quell'anno. E purtroppo, ma è la legge, il costo dell'intero servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani è a carico dei cittadini, non c'è più il contributo comunale, e questo per una legge del 2013 che tra l'altro è stata approvata anche dal governo, Letta, se non erro, in quell'anno, 2013. E quindi questa è la giustificazione. Se a questo ci aggiungiamo il fatto che quest'anno avremo minori contribuenti, ma non perché sono più evasori, perché non sono proprio iscritti al ruolo per vari motivi, minori contribuenti rispetto al 2016, ecco che risulta il 15% in aumento di quest'anno rispetto all'anno scorso, e che comunque quest'anno, appena partirà la raccolta differenziata, ci sarà per forza di cose, per le motivazioni che ho detto prima e i numeri che ho detto prima, una sostanziale riduzione delle spese e quindi del servizio, che logicamente nel 2018 si riverserà in una sostanziale riduzione della tariffa d'ARI. Quindi il voto della maggioranza è favorevole. Grazie. Chiuse le dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Favorevoli? C'è l'emendamento del sindaco sulle rate. La scadenza delle date, cioè l'ufficio di ragioneria in delibera è da 30 giugno e 31 ottobre. In questa assise il sindaco chiede al Consiglio Comunale di diluire un po' le rate per non appesantire ancora di più le famiglie, per cui invece di due rate in tre rate, quel 15% che noi, cioè la rata complessiva da pagare, invece di due rate in tre rate, e facciamo come giugno, settembre e novembre. No, a dicembre ci sono altre rate, lo so, però abbiamo diluito così. No, se no decidiamo, voglio dire insieme. Io lo voglio diluire in tre rate. Comunque, io penso che si possa praticamente diluire in tre rate. Eh sì, no, ma tre rate voglio dire, e poi se vogliono unica soluzione, altrimenti in tre rate, questo. E quindi diventa la prima, seconda o in unica soluzione? No, quello che intendeva, scusa un attimo, quello che volevo intendere io, l'unica soluzione è un conto, e lasciamolo perdere. Il resto della unica soluzione, se il cittadino ha il desiderio o la possibilità o la condizione, giustamente, invece di appesantire in due rate, le due rate li facciamo diventare tre rate. Non so se ho reso le... Ah, la facoltà è tre rate. L'unica soluzione è per tutti, ma per una persona che non può in due, li facciamo divenire a tre. La possiamo migliorare, voglio dire, in consiglio stesso. Siccome queste cose vengono mandate dagli uffici, gli uffici non possono mandare l'unica, il 2 e il 3. Forse non ci siamo capiti. Unica e 3. Ah, il 2 bisogna eliminarlo. Sì. Eh sì, e questo ho detto, l'emendamento mio. Rosato, sono no, 3. Rosato, 3.
Sì, si può fare. Dobbiamo decidere tre rate. Queste qua, giugno, si deve settembre. Giugno, settembre e novembre. Novembre. Quindi vogliamo l'emendamento? Vogliamo l'emendamento, sì, prima. Chiedi, favorevoli. 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 Contrari. Astenuti. Passiamo alla votazione per la determinazione della Tari. Favorevoli. Contrari. Per l'immediata esecutività, favorevoli. Contrari. Il Consiglio approva. Sesto punto all'ordine del giorno. Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Avetrano e Montemesola. Relazione del sindaco, prego. C'è nulla da relazionare, visto che il dottor Lomare ci lascia. Prematuramente. Prematuramente. E c'è un turnover di segretari comunali. Purtroppo io ho già detto al segretario che mi dispiace che ha fatto questa richiesta e logicamente non possiamo dire di no per quanto riguarda le carriere dei professionisti, per cui ci sarà un ricambio, per cui andremo ad approvare questo schema di convenzione come tutti gli altri schemi di convenzione con il comune di Montemesola, avendo per il Monte Ore con Avetrana capofila con 21 ore, mentre 15 per quanto riguarda il comune di Montemesola con un altro segretario comunale. Io credo tipo il dottor Bruno, per cui chiedo alla maggioranza di approvare lo schema di convenzione oggi portato in consiglio. Voglio dire, non c'è niente da dire. No, io sono curiosa di questa moglie di segretari comunali al comune di Avetrano. No, grazie, no, sindaco. Non è una moria, è diverso, siccome è stato richiesto dal comune di Sava, che è di classe più importante, e ognuno di noi vuole fare carriera nella propria professione, solo questo, e non possiamo dirgli di no, altrimenti l'avrei sequestrato sicuramente, guarda. Grazie sindaco, ci sono interventi? Balletto del segretario dura da, non di questo segretario, dalle funzioni del segretario dura ormai da qualche anno e solo chi non vuole capire non lo capisce. È molto semplice il balletto, lo conosciamo tutti, quindi si cambierà un'altra volta segretario, bisogna un'altra volta rincontrare per spiegare la situazione del nostro comune, il tempo sta passando. Ormai tanto è così, la scelta di un segretario comunale quando negli anni passati magari duravano 5 anni, anche 8, 9, 10, per avere una determinata continuità, non diamo nemmeno le garanzie banali per far sì che i segretari possano rimanere. Chiaramente sono allettati per andarsene in altri comuni, come ha detto il sindaco, più importanti, quindi è giusto che sia così. Fate voi. Posso presentare? No, posso. Aspetta. Prego. No, giusto per dire una cosa. Non è che il segretario se ne va perché ha problemi con l'amministrazione comunale. Ora mi dispiace pure parlare in sua presenza perché sembra pure un po' imbarazzante la cosa. Ma io credo che anche all'interno della loro categoria esiste la carriera, esiste il passaggio di grado, come esiste in tutte le, anche nelle nostre. Anche nelle nostre esiste, quindi se lui, essendo passato di categoria, ha la possibilità di accedere ad un comune più grosso che gli farà passare poi ulteriormente di categoria, va in un comune che è superiore ai 15.000 abitanti, ora o uno si assume la responsabilità e dice no, tu devi morire qua, devi rimanere a quella categoria, non so con quale autorità, oppure
gli permetti, ed è giusto che sia così, ed è giusto che sia così, gli permetti di avanzare di categoria, avanzare di carriera, fare nuove esperienze e di crescere, perché ognuno di noi ha la voglia di crescere, professionalmente parlando. Quindi a noi dispiace, perché veramente avevamo trovato una persona, e ne approfitto per dirlo ufficialmente, una persona squisita sia sotto l'aspetto umano che sotto l'aspetto professionale, una persona di cui ci siamo fidati al 100% e ciecamente dal primo giorno. E lo so che Mice, forse non ti interessa, ci siamo fidati ciecamente dal primo giorno di questo segretario. L'abbiamo disturbato tantissime volte anche al di fuori degli orari di lavoro ed è stato sempre molto disponibile. Il nostro augurio è quello di aver fatto la scelta giusta per lui stesso, innanzitutto per la sua professione e per la sua famiglia. Quindi tanti auguri, grazie per quello che ha fatto per noi in questo breve tempo. Prego, sindaco. Per chiarimenti, non è che dobbiamo mettere sempre in dubbio tutto e in discussione tutto il resto. Al di là che non si può fermare una carriera o una possibilità ad un segretario comunale, ma a nessuno bisogna dare sempre la possibilità di migliorare a livello professionale e di carriera, a tutti quanti, a tutte le professioni, a tutte le categorie, per cui noi non abbiamo il diritto di bloccare chi, cosa, come, quando e perché a qualcuno, per cui questo è fuori considerazione e fuori dubbi. Il balletto, io ho chiesto al dottor Bruno chi verrà a sostituire il dottor Lomare, almeno un paio d'anni di stare qui con noi ad Avetrana, e non solo gli ho chiesto la continuità di 2-3 anni e gli ho chiesto anche la disponibilità extra, sia al dottor Lomare, che ha dato la disponibilità anche lui per relazionarci in qualsiasi momento, che per il dottor Bruno ha detto che oltre alla disponibilità delle ore messe in convenzione, nel momento in cui c'è la necessità lui sarà a disposizione in qualsiasi momento, giusto per chiarezza. Possiamo passare alla votazione? Claudia, chiama Claudia per favore. Claudia. Passiamo alla votazione. Favorevoli, contrari, astenuti. Per l'immediata esecutività, favorevoli, contrari, astenuti. Il Consiglio approva e saluta il dottor Lomare. Parlo come rapporto di lavoro, non come Consiglio. Verrà a scavacco finché non... Settimo e ultimo punto all'ordine del giorno. Presa d'atto e istituzionalizzazione del movimento unitario di protesta popolare contro l'ubicazione del depuratore consortile Manduria Sava. Relazione all'assessore Alessandro Scarciglia. È deciso così, ok, vabbè, io do lettura integralmente della delibera che il Consiglio Comunale oggi porta per l'approvazione. Questo a seguito dell'inizio dei lavori del giorno 8 marzo da parte di Acquedotto Pugliese e della ditta incaricata, e mi riferisco ai lavori di inizio del depuratore consortile Manduria Sava. Quindi, premesso che questo Comune già da tempo ha dichiarato la sua contrarietà all'opera in questione, prendendo atto delle diverse iniziative di natura istituzionale e sociale poste in essere negli ultimi anni, che il Comune di Avetrana ha approvato una serie di atti in Consiglio Comunale che sono da considerarsi parte integrante del presente atto, con le quali si opponeva al progetto e formulava proposte alternative, e cioè le delibere di Consiglio Comunale numero 13 del 3 giugno 2008, la numero 3 del 5 marzo 2009, la 30 del 21/11/2011, la 51 del 29/11/2011. Opposizioni motivate dal fatto che il sito individuato, come sopra ricordato, per l'impianto di depurazione Sava Manduria ricade proprio nell'area protetta a circa 500 metri dal SIC Torre Colimena,
oltre che a ridosso della zona turistico residenziale Urmo Belsito, che in data 4 marzo 2009 anche l'Unione dei Comuni Terre del Mare del Sole, con proprio atto deliberativo, ha manifestato la propria contrarietà, tra le altre cose, anche alla localizzazione del sito del depuratore a ridosso di una zona turistica residenziale, Urmo Belsito appunto, e area SIC. Che il Consiglio Comunale di Avetrana, in data 16 febbraio 2017, con proprio atto deliberativo numero 6, approva integralmente la citata delibera, confermando la propria contrarietà alla scelta del sito del depuratore a ridosso di una zona turistico-residenziale, Urmo Belsito, che Acquedotto Pugliese ha ripreso i lavori in data 8 marzo limitatamente all'area interessata del nuovo depuratore, che a seguito di ciò questo ente, attraverso la conferenza dei capigruppo tenutasi il 16 marzo 2017, avviava un procedimento politico-istituzionale tale da poter strutturare una piattaforma utile alla formazione ed alla istituzione di un movimento politicamente unitario, in grado di organizzare ed indire manifestazioni popolari di protesta, al fine di indurre gli enti preposti a rivedere il progetto dell'opera in questione, che a seguito della suddetta conferenza dei capigruppo è stata convocata in data 22 marzo una consultazione popolare pubblica, alla quale hanno preso parte tutte le componenti sociali del territorio e dei paesi viciniori, ed un consistente gruppo di cittadini avetranesi e manduriani, durante la quale sono state ascoltate e recepite proposte come strutturare ed organizzare le imminenti forme di protesta, anche forti, che durante la stessa consultazione popolare si sono raccolte le adesioni e le formali deleghe delle componenti sociali presenti sul territorio di Avetrana e anche dei territori di Manduria ed Erchie, che tali associazioni, partiti e sindacati di qui sopra, unitamente ai consiglieri comunali delegati, organizzeranno eventi, manifestazioni, giornate di protesta sul territorio avetranese e previa autorizzazione anche fuori da questo territorio. Gli stessi verranno informati e coinvolti nelle varie decisioni che si prenderanno in itinere. Rilevato che il qui costituito movimento, come rappresentanza unanime della volontà popolare avetranese, ha bisogno che venga strutturato, riconosciuto ed istituito da codesta assise, accertato che il qui costituito movimento sta organizzando una manifestazione attraverso il quale tutte le componenti sociali, politiche e di tutta la cittadinanza dimostrano la loro contrarietà alla realizzazione dell'opera in corso, che in seguito a diverse consultazioni popolari sono emerse molteplici idee circa le iniziative da intraprendere, tra cui diverse manifestazioni di protesta presso le sedi degli enti interessati dall'opera citata, che tutti i consiglieri dei comuni limitrofi, nonché i rappresentanti regionali e tutti coloro che siano a vario titolo interessati alla questione, e quindi istituzioni, associazioni, sigle sindacali, sezioni partitiche e cittadinanza tutta, potranno aderire previa richiesta scritta da presentare al qui costituito movimento. Il Consiglio Comunale, preso atto che tale opera determinerà ripercussioni negative sull'economia locale e comporterà la compromissione irreversibile del turismo di tutta la fascia costiera e del relativo entroterra, ascoltata la relazione e gli interventi che succederanno dei consiglieri comunali, viste le adesioni delle componenti sociali presenti sul territorio raccolte in data 22 marzo 2017 e regolarmente strutturate all'interno del movimento, che viene allegato in copia alla presente delibera, considerato che le componenti sociali hanno aderito a tale movimento, saranno parte integrante delle organizzazioni di qualunque tipo di manifestazione e o forma di protesta. Visto che sulla proposta, ai sensi dell'articolo 49 del TULP, approvato con un decreto legislativo eccetera eccetera, non è stato, c'è un errore comunque sull'acronimo, perché del TULP, va cancellata la C, approvato con decreto legislativo 267 del 2000, non è stato espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa dai dirigenti di settore competenti, in quanto trattasi di presa d'atto e di atti politico-istituzionali di indirizzo del Consiglio Comunale. Quindi il Consiglio Comunale chiede l'ufficializzazione e di votare il comitato, il gruppo di lavoro consigliare istituzionale che è formato dal sindaco, da tre capigruppo e da tutto il movimento, quindi ora senza leggere tutte le associazioni che comunque hanno, o le leggiamo?
le associazioni che compongono il movimento ad oggi, però, perché il movimento può essere integrato in qualsiasi momento, è aperto a chiunque non abbia fatto in tempo, diciamo, a dare la propria adesione, e quindi abbiamo la casa, l'associazione Casa dell'Evoluzione di Avetrana, Confcommercio Avetrana, Lega Navale sede di sezione di Torre Colimena, il Comitato Antinucleare di Avetrana, il Partito della Rifondazione Comunista di Avetrana, Partito Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale di Avetrana, il Partito Democratico sezione di Avetrana, il Partito di Forza Italia sezione di Avetrana, il Comitato No Scarico a Mare di Avetrana, Grande Salento Avetrana, Partito dei Verdi di Manduria, Officine Tech Avetrana, Cambiamo Avetrana, Pubblica Assistenza Avetrana Soccorso Avetrana, USD Sport Avetrana, Avetrana Riparte, Nami Fitness Club Avetrana, Associazione Tutti Insieme per Manduria, logicamente di Manduria, Confagricoltura Avetrana, UGL Avetrana, Quartiere Don Bosco Manduria, Associazione Obsession Latine Avetrana, Associazione Argo e Friends di Avetrana, la Guardia Ambientale di Avetrana, la Consulta delle Donne di Avetrana, Associazione Work in Progress di Avetrana, il Comitato Non Scarico a Mare di Erchie, il Comitato No al Compostaggio di Erchie, il WWF, il Comitato Spontaneo Mamme contro il Depuratore Consortile, Comitato di Avetrana, il Movimento Politico Due Sicilie di Manduria e i consiglieri comunali di Manduria, Sandra Di Cursi. Che cosa? Di Manduria, il Francesco Alessano era presente durante l'assemblea. E i consiglieri comunali di Manduria, Sandra Di Cursi, Angelo Di Noi, Arcangelo Durante e Girardi Leonardo. Ripeto, questo movimento è aperto a chiunque voglia dare la propria adesione in qualsiasi momento. Quindi inoltre il Consiglio chiede di autorizzare il qui sancito movimento in qualunque forma legale di protesta popolare affinché possa manifestare e far sentire la volontà popolare contro la realizzazione dell'opera in questione. Di dare precedenza, chiedo scusa, mi viene un dubbio ma credo che sia scontato, verrà scritto in automatico i consiglieri comunali tutti, no? Perché è il comune. Affinché possa manifestare e far sentire la volontà popolare contro la realizzazione dell'opera in questione, di dare precedenza autorizzativa alle iniziative del qui sancito movimento a qualunque tipo di manifestazione organizzata ed organizzare sul territorio avetranese, di disporre al segretario comunale, per ragioni di possibili problematiche di ordine pubblico che potrebbero verificarsi durante le manifestazioni di protesta, di inviare la presente deliberazione in copia conforme a mezzo PEC ai seguenti indirizzi, qualora lo riterranno opportuno per gli adempimenti di loro competenza, dandone immediata contezza al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Regione Puglia, al Presidente della Provincia di Taranto, al Sindaco del Comune di Manduria, al Presidente del Consiglio Comunale di Manduria, all'Unione dei Comuni Terre del Mare del Sole, a Sua Eccellenza il Prefetto di Taranto, al Signor Sindaco del Comune di Sava, al Signor Sindaco del Comune di Erchie, di Maruggio, di Torricella, di Lizzano, di Porto Cesareo, di Nardò, di Torre Santa Susanna, il commissario prefettizio in questo caso, al comandante della Polizia Municipale di Avetrana, alla stazione dei Carabinieri di Avetrana. Quindi questo è ciò che chiede l'amministrazione comunale. Grazie Presidente, prego. Grazie Assessore, ci sono interventi? Perché avevamo proposto nella conferenza di capigruppo, oltre a queste modifiche, anche di coinvolgere la Confcommercio di Taranto, che è il presidente di Avetrana, e la CIA, che è il vicepresidente di Avetrana, perché avevamo anche motivato. Sì, però magari il tutto si può. No, si può anche fare. Ho detto. No, 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 secondo me, come. Mo' volevo delegare il presidente del consiglio. Grazie. ecco, volevo delegare il presidente del consiglio per contattare. No, per contattare. Perché devono voler. Volevano. Però per quanto riguarda perché ho già mangiato la pistola, allora perché avevamo detto nella conferenza di capigruppo, c'era anche il capogruppo De Marco e la Rosaria, che è sì, era detto inizialmente.
Per quanto riguarda sì. Io capisco tutto, però Sant'Antonio, quando uno fa un intervento su una cosa pure importante in cui qualcuno ha lavorato 3 giorni per poterla preparare, perché la bozza non era certamente questa, ci vuole anche un pochettino di rispetto e di ascolto, va bene? Lei non ha proprio l'educazione. Per quanto riguarda l'inclusione del presidente di Confcommercio della provincia di Taranto, lo possiamo aggiungere subito dopo, anche perché però c'è un suo referente, te lo facevo notare anche ieri, c'è Tony Greco per quanto riguarda la sezione di Avetrana. Per quanto riguarda CIA, nella persona di Piero De Padova, credo non ci sono problemi. Sì, perché avevamo messo anche delle motivazioni per cui le volevamo dentro le persone. La CIA ha un ruolo importante per quanto riguarda il riuso delle acque, e siccome la CIA si sta impegnando a livello regionale per il riutilizzo delle acque, lo stesso De Padova ha fatto delle conferenze al di fuori di Avetrana, quindi è importante portare all'interno di questo gruppo delle conoscenze tecniche del problema. Lo stesso dicasi perché se noi diciamo all'interno della delibera che è un danno all'economia, un danno al commercio, come lo è, e difatti lo è, chi meglio di un presidente di Confcommercio provinciale, che abbiamo la fortuna che è di Avetrana, può darci dei dati e può dirci come è meglio uscire dalla situazione. E questa è la motivazione per cui volevamo coinvolgerli, non perché anziché essere 100 volevamo essere 102, ecco la carica, no? Ammettiamo entrambi di aver avuto una dimenticanza stamattina. Abbiamo avuto una dimenticanza, ma io non ho detto che è stata colpa di qualcuno. No, cioè, abbiamo avuto una dimenticanza. E quindi chi... No, queste due cose, era solo questo. Gentilmente, a parte questi, ci sono altri interventi che riguardano? Ok, passiamo alla votazione. Scusa, abbiate pazienza. Innanzitutto io ho la pazienza. Io, caro Presidente, questo non l'ho detta lei. Non detta lei la mia pazienza. Scusami. Però dette le regole. Dette le regole in consiglio, ma la mia pazienza non l'ha detta lei. Scusa, non è possibile questa cosa in consiglio comunale. L'educazione io ce l'ho e da vendere. E io li stavo confermando al consigliere Micelli, che personalmente avevo contattato la Confcommercio provinciale nella persona di Leonardo Giangrande e di Piero De Padova l'altra sera, per cui c'era la conoscenza per quanto riguarda di entrare nel coordinamento della costituenda consulta per quanto riguarda il depuratore consortile. Tutto qua. Posso aggiungere solo una cosa? Che... Prego, Assessore. Scusa, visto che ci siamo e che comunque il video del Consiglio Comunale andrà online il più presto tempo possibile, entro oggi sicuramente, e cogliamo l'occasione che questo movimento unitario, cioè cogliamo l'occasione per dire a tutti i cittadini che questo movimento unitario, la prima manifestazione che sta organizzando è quella prevista per domani, venerdì 31 dicembre. No, 31 dicembre? Porca miseria, torna indietro. Mamma mia. 31, chiedo scusa, allora domani venerdì 31 marzo sin dalla mattina presto Avetrana è in protesta contro questa decisione di localizzare il depuratore lì dove è previsto a fianco alla zona Ulmo Belsito, quindi tutti i cittadini di Avetrana sono invitati, di Avetrana e non solo logicamente, tutti i comuni limitrofi, invitare a scendere in piazza sin dalle prime ore della mattina. Vanno ringraziati tutti i commercianti, artigiani e lavoratori di Avetrana perché hanno aderito all'iniziativa, all'invito, perché alla fine di un invito si tratta, di chiudere le proprie attività per l'intera giornata, e tutti hanno aderito ed hanno accettato. Quindi i commercianti chiudono, noi cittadini comuni, non commercianti, cerchiamo di venire in piazza. Alle 3 del pomeriggio poi c'è il raduno per il corteo di protesta.
che seguirà un percorso definito e già comunicato alle autorità competenti, che si concluderà poi nella piazza centrale del paese, dove ci saranno i vari interventi. Quindi l'invito che estendiamo tutto il Consiglio Comunale, che estende alla cittadinanza, è di venire in piazza sin dalle prime ore dell'alba, della mattinata. Grazie. Grazie Assessore Scarciglia. Passiamo alla votazione. Favorevoli? All'unanimità. Per l'immediata esecutività, favorevoli? Benissimo, il Consiglio approva. I lavori si chiudono alle ore 11:45. Buona giornata a tutti.